Salve a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale in un nuovo episodio di Farming Simulator 19 nella mappa Italia di Edomod. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale che è gratuito e lasciare sempre un bel pollicione all'insù. Allora ragazzi, finalmente ho finito di raccogliere tutte le cipolle e come potete vedere ho raccimolato 1.600.000. Ormai ci siamo alla cifra che dobbiamo arrivare sui 2 milioni e ho deciso poi qua di riseminarle. Ho riseminato le cipolle. Poi, situazione degli altri campi. Qua l'avena è pronta da trebbiare. Ho iniziato, ho fatto un giro qui. Eccolo qua. È pronta poi l'orzo nel campo 21. E poi ho fatto, come faccio vedere, nel campo dove c'avevo l'erba, questo qua sopra, l'ho arato tutto quanto, quindi ho fatto un bel po' di cosette off camera, vi faccio vedere, eccolo qua, l'ho arato perché ci voglio poi seminare l'erba medica che la useremo per gli animali, ecco qua, perché quella che c'era era l'erba quella da campo e per i cavalli non era buona. Ok, ma oggi ragazzi sarà una puntata molto importante perché ci andremo a comprare la nuova farm. Finalmente ci trasferiamo. Allora, vi faccio vedere un attimino. Aspetta, allora, quindi ci andremo a comprare questa qui, la masseria, questa numero 1, che costa 2 milioni e 100, ma noi adesso ci facciamo un po' di prestito, visto che non ne abbiamo, e arriviamo alla quota di 2 milioni. Andiamo. Finalmente cambiamo farm. Allora, 2 milioni e 100 abbiamo detto. Ecco qua. Facciamo 600.000, così lasciamo qualche soldino. Facciamo 600.000 euro di debito. Non ci interessa e ci andiamo a comprare la nuova farm. Ecco qua, ragazzi, finalmente. Poi naturalmente questa noi ce la vendiamo, questa vecchia farm, come ma andiamo subito a vedere la nostra nuova farm. Allora, ragazzi, andiamo di là. Opla, opla, opla. Allora, eccola qua ragazzi, questa è la nostra nuova farm. Allora, vi spiego un po' che cosa c'è qua. Allora, abbiamo la stalla dei cavalli qua. Poi abbiamo qua un capanno con il silos qua dove si scarica. Poi questa è la stalla delle mucche. È un po' piccolina pure questa, per gli attrezzi, mo non so poi dove metterli, sinceramente. Qua dietro c'è un altro mezzo capanno per mettere qualche attrezzo o qualcosina del genere, eccolo qua dietro. Poi andiamo un po' qua sotto. Qua abbiamo la stalla dei suini, eccola qua. Qua sopra abbiamo la stalla delle pecore. Questa è delle mucche, che qua in pratica questa è la loro stalla, e qua attraversano. C'hanno il pascolo qua sotto. Qua attraverseranno. Questo è il loro pascolo. Questa è la stalla delle pecore. Eccola qui. Qua c'hanno il loro pascolo qua dietro. Bellissima pure questa. E poi c'è il pollaio. Il pollaio dovrebbe stare qua sotto. Non so dove, non mi ricordo. Dove sta il pollaietto? Non me lo ricordo. Da qua sotto, se non sbaglio. Eccolo qua, sì. Questa è la trincea per fare insilato. E questo è il pollaio. Un piccolo pollaio per le nostre galline. Ecco qua, questa è la farm, ragazzi. Quindi, visto che abbiamo tutto, questo è un capanno qua, possiamo rimettere qualche mezzo. Ah no, qua è stata la stalla delle pecore, sì, e
e qua un capanno. Ah, visto che abbiamo tutte le stalle qui raggruppate, quindi la prima cosa dobbiamo trasferire i nostri animali che abbiamo di là nelle nuove stalle. Quindi iniziamo dai maiali. Ah, questo sta qua. Prendiamo il 180. Un attimo, devo assolutamente abbassare un altro po' il volume dei trattori, perché 180 fa un rumore assordante. Allora, quindi abbiamo, guardiamo un po', innanzitutto quanti maiali ho, così vedo un attimino quello che devo noleggiare. 22 maiali. Quindi vediamo un po' che ci abbiamo qua. Trasporta animali. Allora, questo da 9. Questo 21. Questi vabbè sono grandi, troppo grandi. Questo da 18. L'unico è questo, ragazzi. Dobbiamo fare un paio di viaggetti, però. Ok. Questo, se oggi ci dedichiamo proprio al trasferimento, e non penso che riusciremo a fare tutto oggi, però aumentando gli animali li spostiamo. Allora, gli animali arrivano da qua, quindi dopo tanto lavoro siamo riusciti finalmente a comprarci la nuova farm. Per il momento i cambi ci teniamo questi, ragazzi. Poi casomai vediamo se conviene poi vendere questi e comprare qualche altro campo là vicino. Mo vediamo, non lo so. Per il momento ci teniamo questi. Quindi avanzano 4 maiali. Passare di qui. Oh, chiudi, escono i maiali. Ma qua avevo iniziato a trebbiare, però poi mi sono fermato perché ho detto, oh, siccome l'avena la dobbiamo conservare, che serve per i nostri cavalli, ho detto fammi comprare prima la farm, la scarico direttamente nel silos, se no della farm. Ovviamente qui si sale in collina. Oh, ragazzi, a spostare tutto oggi penso non ce la facciamo, però buona parte penso qualcosa riusciamo a fare oggi, e poi la prossima volta continueremo insieme. Eccola qua l'ingresso della nostra nuova farm, masseria. Non ce la fa. Questa, guarda, è proprio bella questa masseria. Allora, i maiali abbiamo detto dove stanno. Dove stanno? Non lo so. Allora, anche dove andavo? Qua sotto? O no? L'estate, eh? Questa è la stalla delle qua. Aspettate un attimo, eh. Allora, questo è il recinto, giusto? Dove sta il triggerino? Ah, questo è delle mucche, vabbè. Ah, sta qua sotto, ragazzi. Quindi dobbiamo passare da di qua. Ah, qua dietro, sì, perfetto. Perfetto. Stava qua dietro. Pure qua, sempre strettino, però. Però
ci passa il 180, sì. Apriamo. Scarichiamo. Ok. E il primo viaggio è andato, ragazzi. Andiamo a prendere altri 4 maialozzi. Ecco, per riuscire. Dove si passa? E noi dobbiamo un attimo imparare le strade, perché non si passa da qua. Dobbiamo andare di là. Labirinto. Si esce da di qua. Andiamo a caricare altri 4 maiali e poi andiamo a caricare i... Non è riuscita però questa, eh. Andiamo qua. Risaliamo lì. Vabbè, ci abbiamo ancora imparato le strade, ragazzi, però noi tagliamo qua, chi se ne frega. Guarda, questa è l'erba del vicino. Scendiamo giù. Qua ci vendiamo tutto, poi andiamo qua, adesso non mi serve più niente. Quindi facciamo un altro viaggio. Ok, conferma. Così. Ma questo non ho visto se carica cavalli sto rimorchietto, sai? Ho visto dubbio, che poi ero concentrato sui maiali, non ho visto se, però penso di sì, eh. Ne caricherà pochi secondo me, perché questo è piccolino, c'ho 8 cavalli, devo fare un bel po' di viaggi. Vabbè, almeno un viaggio lo facciamo, poi casomai gli altri li farò io dopo. Abbiamo... il lavoro ci sta da fa qua, da spostare tutta la roba, poi risistemare tutti gli animali col cibo, l'acqua, insomma ce n'è da fare. Quindi mo adesso le prossime puntate saranno dedicate tutto a questo, all'organizzazione di questa farm, la sistemazione degli animali e così via. Ah, ragazzi, se poi vi siete persi i gameplay precedenti, c'è sempre il link in descrizione, eh. Oh, no. Ok, ferma. Noi ci giriamo qua sotto, dobbiamo andare cavalli. No, non va uguale.
Allora, noi andiamo di qua. Giro del ca... del ca... No, ragazzi, sto sbagliando proprio. Devo tornare indietro assolutamente. Ho sentito che è, no? Scusate, eh. Questo è tipo un'altra piccola farm, ragazzi, eh. Sì. Vedete? Potrebbe essere un bel punto di appoggio per qualcosa, vediamo. Allora, andiamo a tornare di là. Andiamo qua. Miseria. Sto a perdere, ragazzi, eh. Queste strade ancora non le conosco bene. Ancora ho qualche difficoltà, però dai che ce la facciamo. Allora, mo io giro sopra, poi giro a destra. Giro qua. A posto. Abbiamo fatta. Io ci venivo da di là, tornavo, facciamo la via che conosco, non ci perdiamo. Quindi, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi piace e come la vogliamo organizzare, che ne so, qualche consiglio datemi, scrivete nei commenti. Questo, vedi, lo sapevo. Lo sapevo. Ragazzi, quindi questo dobbiamo levare. No. Alli. Prende mucche, pecore e maiali. Quindi questo lo togliamo. Quindi dobbiamo aspettare, facciamo tutto. Allora, facciamo spawnare questo. Facciamo spawnare qua. Ok. Facciamo portare qua un altro carrellino. A sto punto dobbiamo prendere forza questo qua, perché gli altri niente. Non ci abbiamo poi niente. Questo sempre 2 2. Vabbè, prendiamo questo, è un po' più carino. Eccolo qua. Dobbiamo fare sotto 4 viaggi, ragazzi. Quindi poi gli altri li faccio io, mo mettiamo i primi 2 cavalli e poi la prossima spostiamo tutte le attrezzature, ci occupiamo dei cavalli, insomma degli animali. 1 e 2, a posto, conferma. Ok, andiamo a portare questi 2 cavalletti. Finalmente stanno salendo di prezzo. Visto che adesso stavano mangiando, loro staranno senza cibo. Andiamo alla stalla,
dispiace per loro, adesso ho altre cose di cui occuparmi. Allora, io se ce l'ho fatta di fronte, guarda. Direttamente. Questo giro di Maria Cazzetta. Ah, pure questa qua la possiamo vendere, ragazzi, questa qua sta tringea, anzi questa ce la vendiamo subito, tanto questa non ci dobbiamo fare più niente. Questa qua, questo pezzetto qua, 45.000 euro. Ah, posto, poi dobbiamo levare quello per rullo, ricordiamoci. Dai, 180. Sì. La nostra nuova casa. Oh, la maledetta staccionata. Ok, ragazzi, siamo, scarichiamo questi due cavalli per oggi. Al prossimo episodio continueremo il nostro trasferimento, lo completiamo la prossima volta insieme. Io cerco solo di andare avanti a finire di portare i cavalli, poi il resto lo facciamo tutto insieme. Voglio che lo facciamo insieme, quindi. No, qua dovrebbe scaricare, penso. Un po'. Ok. Confermo, perfetto. Andiamo un attimo a vedere i nostri cavalletti. Fegate. Poi un buco. Ma qua quanti cavalli ci vanno? Ci vanno tutti? A sto buchetto di stalla. Le bestioline, poi questi li vedremo, ci sta una cosa per levarli, cioè poverini qua, 8 cavalli qua dentro, ma non penso ci vanno tutti e 8, scusa, andiamo un po', vedi, appena la recinta è già stata raggiunta, ah, due soli, quindi ragazzi, visto che ce ne vanno solo due, no, casomai questi lasciamo qua e quegli altri lasciamo là, senza che vendiamo con la stalla, perché sì, facciamo così, questa qua ce la teniamo, visto che qua non so, ce ne andavano di più, lasciamo due qua, ce li teniamo e gli altri lasciamo di qua, a posto così. Vabbè ragazzi, fate sapere se vi è piaciuto. Ciao.